On the word cloud, please select cloud one. And you can now put one word per line. What does a sophisticated party want? Okay. We do what? What words would you use to describe sophisticated commercial party? You can do it as well, absolutely. Oh, do we do it if now? If you want to do that, you can do that now. And while we're getting ready and you're all getting mic'd, and I think the panelists are ready now, you may also want to change your seat so you can look at the results more easily from where you're sitting in the panel. So what do we do? If you want to change your seats around to be able to look at the, come around the sides a bit more. We can come over there. Okay. It'll be easier for you that way. I'll move this. So the audience can see you as well. Here. Ah, mais tu parles aussi français? Ah, oui. Okay. And so after you've done the word cloud, you should be able to see the results by clicking on the next slide. And for your information, for those of us who've been doing it, there's one word that comes out very clearly from the room, and that is efficiency. That is the most popular word in the room so far. Where's that? Is that on the value? Oops. That's on the results. See, if you want to see where the results are for everything today, and this is for everybody in the audience, you go down to the slide that says results for today's event. Yeah. You click on that, and now you can either see the results, the core questions, or the word cloud. I've just done the word cloud results on the bottom here, and this gives you the results for the word cloud for the room. And you can see that efficiency is the most popular word in that word cloud. But that being said, we now turn back to our panel. We invite the panel to face one another so you can look at the screen and the audience at the same time and have your discussion. Okay. It's a bit complicated. So I think we're going to start with question number two. I don't know how much time we have here. Allora, domanda numero due, vorremmo affrontare quella primo, primo. Sorry, are you jumping straight in? Sorry? Are you starting right now? I just wanted to do one more word to the audience. Oh, sorry, yeah. Sorry, well, so Carla wants to start with the questions. Just to make sure you can find them all, you go to the results for today's event, you click on question one, but they have one more very important set of instructions for you. While the panelists speak now, we need to still hear your comments and questions. So how do you do that? In your column in the menu, you will see the button here, make a question or comment. You click on that. We're in session one. You go to the bottom to ask a question or make your comment. It's the same thing. You click on it, and you can make a comment. So, for example, I like Carlo's tie. I submit the question, and if anybody else likes his tie as well, please like it, and it will go up in votes, all right? So that just gives you a sense of how this works. All right. I'm sorry now. Let me give you back the floor, and we're looking at the results for today's event, session one, and let me know which question you want me to pull up first. I think we'd like to start with question two. Question two. And if we look at the cross results, there's a disparity here between, I think, at last. I'm getting there. Sorry. So question two.
And here are the results for question two. Okay. If and you want the cross results. We'd like the cross results. So we see the popularity answers are advice from lawyer, and you're going straight to this chart here. Quindi qui sostanzialmente il primo al primo posto abbiamo advice, quindi si chiede sulla domanda quali delle seguenti opzioni influenza maggiormente le parti nel percorso della scelta, 63% abbiamo il consiglio dell'avvocato, poi l'efficienza e poi la prevedibilità. Però se andiamo sui cross results, ecco, I'd like to ask you, Josephine, would you like to comment on these cross results? Yes, so, buongiorno. I am obviously from the region of Asia. What I found very interesting about these results, you see an odd color right in the top three. You'll see that most of our answers trend the same way. Efficiency, advice, predictability of outcome across the board. But then, for us, the party, we have an additional one, which is relationships. And this was very, very curious to me because none of the lawyers, providers, judges, you do not seem to put as high a value on relationships. And this is probably the strongest message that an end user would like you as a provider and the rest of the population to understand. And not just because in Asia relationships matter, but because when you are in some sort of a commercial setting, especially if it is a provider or a partner that is very specialized. So, for example, if Mr. Stefano provides a service that is highly specialized, the likelihood of me needing to go back and use his service, even after we've had a fight, is high, right? So it is important. We will never fight, right, Mr. Stefano? But so it is important for us to maintain that relationship. There have been cases, especially in a multinational company setting, right, where I may have a dispute with you, I may be in court with you in Malaysia, but in the Philippines, I will still need your service for logistics or for something else. So it is very possible for that to happen. And so we always try to consider relationships even in the commercial setting. And this is not just because, oh, relationships are only important in the family law setting and a personal setting. This is why, this is probably a strong message that we want to give from an end user's point of view. Georgia, you might have some comments as well. No, I absolutely echo what Josephine just said. In our business, I mean, the oil and gas industry, which is a relatively small industry in terms of players, especially number of players vis-a-vis, I guess, the revenue of the industry, it's inconceivable to have a litigation where you don't think about the relationships after the litigation or the mediation or whatever form of dispute resolution. We're going to be talking to each other again, hopefully. I mean, we want to maintain our customer base, we need to maintain our supplier base, so even when we resort to litigation, relationships are key. And even obviously even more so if we do mediation, that's one of the reasons typically why we do mediation and not arbitration or litigation is actually to preserve the relationship and avoid a nasty conflict. Ok, grazie. Io farei una rapida carrellata su tutte le domande e per poi vedere se riusciamo a coinvolgere anche voi. E passerei alla domanda numero 3. Can we have domanda numero 3, I'm following, yes. I'm sorry. E cioè gli avvocati, quando gli avvocati danno il loro parere, quali dei seguenti elementi ha la loro influenza? E vedete, ecco, numero 3, grazie. Ecco, se guardiamo le domande così come sono state votate, io avevo qui 74 partecipanti, sono diventati 75, il 64% la familiarità con un particolare tipo di risoluzione controversia, il 56% sul risultato e poi il 45% dà importanza ai costi del costo dell'avvocato. Però se scendiamo giù ai cross results, ecco, cross results,
Ecco, io a questo punto chiederei a Nino, puoi fare tu un commento su questi cross results, come li vedi su questo board, soprattutto la differenziazione tra quello che le parti si aspettano e quelli che le risposte degli avvocati. Right. To me, again... No, aspetta, non funziona. Is it? Sì, forse devi premere un... Ok, perfetto, sì, sì. Hello. To me, again, what's striking here is maybe another message for the outside lawyer community. You know, we may be thinking of familiarity with a particular outcome, with a particular procedure. So, you know, knowing what we know, knowing what outside lawyers know, as being sort of the key here. The key for the party is the type of the outcome. Again, probably refocusing. This should help outside lawyers maybe refocusing a little the you know, the attention in maybe providing the advice itself. With respect to the fees, that's interesting. Fees are not so high up with parties. They are with advisors. They are with judges. And again, I don't know that's entirely accurate. Maybe we could ask it here at the audience, especially the parties. I think it has an element. Again, this, you know, depends on who do we call party, if it's a very large company, a very large organization. But, you know, maybe you can sort of provide some guidance here. I would have said, to be honest with you, that it's probably closer to number two than number three. But I think just you know, to add to what you're saying here, cost is important to any party. But you know, to be very honest with the lawyers here, I would pay a lot of money in exchange for control over the outcome. So if I'm trying a form of dispute resolution, I would want to have a little bit more predictability on that. If I have to pay a little bit more, that's fine. So that I sort of agree that maybe not so low, I think it'd be higher, not 46%, but I can see how it may trend lower than what you might expect. But I don't know what the audience thinks. Okay. C'è qualcuno dai tavoli che ha qualche commento su questi numeri? Perché altrimenti io non vedo. Altrimenti passerei, facendo una rapida carrellata, alla successiva domanda, che è la domanda numero 4, question 4. E okay, let me go back to that. E sorry. Thank you. Quindi, qual è il ruolo? Quale ruolo le parti vogliono che i fornitori del servizio, qui per fornitore del servizio è un termine che si traduce in realtà i giudici, avvocati, mediatori, assumono o vorrebbero che i fornitori di servizi assumessero durante il processo di risoluzione. Sì. Allora io ho qui 76 votanti e 78. Ok, sono aumentati nel frattempo. E il 62% le parti non hanno inizialmente preferenze. Ecco, le parti preferiscono chiedere un consiglio al fornitore. Il fornitore dovrebbe intendere la struttura da noi che rende un servizio di giustizia. E il 38% preferisce che siano le parti a decidere la procedura e la soluzione. E il 36, i fornitori decidono la procedura e le parti decidono la soluzione. Ecco, se andiamo giù ai cross results, question 4, questo forse, Isabel, tu volevi dire qualcosa su, fare un commento su cross results? Aspetta, ti do il microfono. 92%. Ecco qua. Grazie. Su 92%, sì. Parliamo l'italiano? As you wish, whatever you prefer. Sì, questa proporzione è straordinaria. 92% degli adjudicative provider who think that everything is in their hands. Torno all'inglese, perhaps.
Ma non è tanto. Non è tanto. They've got simultaneous translation. It's not so extraordinary in the end. I think for two reasons. I think that one of the reasons why those results you can need to be speak. Difficult okay. to understand and to read and to interpret is that it much depends, of course, the level of sophistication of the party itself. And second reason, of the moment of the litigation of the problems we're speaking about, whether it's really at the beginning or during the process or at whatever stage of the process. So it's not astonishing, for example, that the judge who is seized of a problem thinks, well, I'm in charge, so 90% thinks it's all in my hands. It can be, of course, we all have, we all have laughed when we talked about that. I have to say that I perhaps talking in my one of my roles, which I've been a general counsel for Orange telecommunication company for 12 years, but before that, I was external counsel, arbitrator as well, and now I turn back to arbitration and mediation. So, but I have to say that perhaps I'm biased because of my point of view from a company representative. So there is one point which is important that when these questions speak about the councils, they speak both about internal and external counsel. We are, as internal counsels, think that we are not counsel. We consider ourselves as representative of parties. So again, it all depends on the sophistication of the party. The more the party is sophisticated, the more, it's not a question of will, it's a question of duty. The more the party must have the things in hand, the more it must have thought about the problem, the analysis of the problem, and therefore the solution they want. And so it's not a question of willing to be in charge. It's a question of definition of the roles of everybody. And so my reaction would be rather that, again, it's a duty of the parties to have decided and to know precisely what they want. Of course, seeking with the counsels of the specialists, the counsels, but the decisions belong to the parties. It's not a question of ego. It's a question of duty and responsibilities. And when the companies do that, actually, everything is much clearer and much easier for everybody. And so once, for example, we are in front of a judge or an arbitrator, it's very clear that party expect that arbitrators be totally in charge, not, you know, to do another in a way or another or to seek advice. No, we are just before this arbitrator in order to get an award on a very precise point. So all these, I can read all these results not as such contradictory as they could appear at first sight. Okay. Thank you. Okay. I would, Jeremy, I don't know how much time we have according to schedule, but there's a very critical question now, which is question number 5. Let's go there. And that's why I've been kind of rushing through these other questions, and apologies for this. Allora, suggerirei di andare alla domanda numero 5. Se potessi mettere, ecco. At some point we have to address the cloud questions. Yes. That's why we need some time to close. Allora, questo è sul ruolo che secondo le parti dovrà essere il ruolo degli avvocati. Bene, qui l'avvocato in senso non solo l'avvocato libero professionista esterno, ma anche l'avvocato interno. Allora, il 66, ora è sceso un attimo, che hanno votato più persone, 80, ne va un po' meno, il 65%, ritengono, queste sono le parti ritengono che l'avvocato debba lavorare in collaborazione con le parti per orientare il processo. Questo è importante, che capire cosa intendono, cosa vogliono le parti. Il 63%, ecco, come seconda preferenza darebbe che le parti che parlino con le parti e patrocinano per conto una parte, quindi collaborazione con le parti e poi rappresentanza della parte.
il 35% invece al terzo posto mette come preferenza la partecipazione dell'avvocato nel dare un parere legale, ma non agire, cioè non quindi l'attività dell'avvocato rimane interna con il proprio cliente. Se andiamo a vedere i cross results, quindi l'intreccio che vedete qua, ecco, su questo, Giorgio, tu avevi qualche commento da fare su questo? Ti posso chiedere? Ah, non abbiamo c'è il microfono, ecco. Grazie. Allora, magari parlo in italiano. Sì, sicuramente, insomma, questo qui il dato è molto interessante. Ora, senza voler, diciamo, cercare di cambiare le domande o il testo della domanda, però qui è importante fare una distinzione, almeno per noi nel nostro panel, diciamo, tutti abbiamo fatto la distinzione tra il ruolo dell'in-house counsel e il ruolo dell'outside counsel. Ed è abbastanza, diciamo, striking, abbastanza sorprendente questa differenza di approccio rispetto, diciamo, tra quello che ci aspettiamo noi, che, insomma, il nostro gruppo è ovviamente di in-house counsel o di persone che in questo momento hanno indossato il cappello di in-house counsel, rispetto alla visione, diciamo, degli altri ruoli. Per noi la partecipazione, la collaborazione è col business, quindi noi che siamo in-house counsel, che siamo il conduit, quindi il legame, la liaison con il business e tra il business e l'external counsel, la nostra partecipazione è fondamentale e noi ci aspettiamo, penso che, diciamo, in quest'epoca ormai la maggior parte delle società e soprattutto quelle di grandi dimensioni hanno degli avvocati interni, come diceva prima Isabel, sofisticati e che si aspettano non di cedere il controllo ma di mantenere il controllo, e anche che io credo legittimamente noi riteniamo di essere quelli che possono meglio di chiunque altro esterno, anche del più bravo avvocato del mondo, interpretare quali sono i desideri, le aspettative e gli obiettivi del business rispetto a un contenzioso, e quindi siamo quelli che meglio possono far dialogare l'aspettativa, diciamo, del business rispetto a quella che poi è un po' la parte più tecnica della conduzione di un contenzioso. Quindi per noi la partecipazione, la collaborazione e il controllo anche, diciamo, di quello che è l'outcome è un'aspettativa fondamentale, e, diciamo, invece il richiedere all'avvocato esterno di parlare on our behalf, quindi in nome nostro, di prendere delle decisioni, è residuale ed è legato a un'aspettativa, diciamo, magari più procedurale, di essere in un ambito in cui chiaramente l'avvocato esterno che presenta al giudice, ma l'aspettativa è che le decisioni siano prese collaborativamente, in maniera partecipativa, con l'in-house counsel e l'in-house counsel stesso col business. Io, insomma, faccio l'esempio nel mio caso: se abbiamo un contenzioso nel business di cui sono GC, se abbiamo un contenzioso, io chiamo Mike, che avete sentito tutti, che è il nostro litigator. Io e Mike, diciamo, Mike ovviamente potete immaginare, è estremamente sofisticato in questa materia. Noi ci aspettiamo di mantenere il controllo del decision making e di lavorare insieme all'outside counsel, non di essere in qualche modo così controllati dall'esterno. Quindi penso che questo sia un tema di importante discussione, perché chiaramente c'è un disconnect tra quello che l'utente si aspetta e quello che insomma invece gli operatori credono di dover dare. Posso aggiungere soltanto, tra tutti gli elementi che sono stati forniti per coloro che si occupano di strategia di client development in uno studio, questo forse è il più importante, perché ci suggerisce che se vogliamo incrementare, suggerisce agli avvocati esterni che se vogliono incrementare il lavoro, fare un po' per client development, ricentrandosi sul cliente, che è un termine che in questo periodo si usa tantissimo, forse capire quello che ha appena detto Giorgia e metterlo in pratica nelle strategie di sviluppo è forse la cosa più importante che si può trarre da questa slide. Quindi, se posso riprendere quello che ho capito, quello che ho sentito, le parti intendono il ruolo dell'avvocato preferenzialmente in maniera diversa da come gli avvocati lo intendono, e cioè non una rappresentanza che li sostituisca, quindi che sostituisca la parte con l'avvocato, ma un'attività nella quale l'avvocato è chiamato a un'attività di consulenza, ma senza in prima battuta sostituirsi una parte nella negoziazione e nella risoluzione della controversia. Questo sarebbe un po' il senso che traiamo da qui.
Jeremy, I'm not sure whether how much. Però magari su questo sarebbe interessante sentire qualche intervento dal, no, soprattutto dagli operatori, perché da un avvocato, da un giudice, perché chiaramente c'è una c'è un certo scollamento. Are we getting comments online? Ask the audience. Ok. Allora, ascoltiamo, si puoi presentare, grazie. Ok. Can you please introduce yourself? Michelangelo Cicogna. Okay. I think that the result are not that different from your expectations. I mean, at least they are very close, and it might be a matter of false friend in the question or in the answers. Because I'm a practicing lawyer, and I must say that the worst clients that I have are those who abandon me with the file and tell me, go and fight for us. Those are the worst clients I ever have, and usually the worst results come out from that. So it is fundamental working together in the same room, on the same table, every day, and helping, sometimes the client help us with the understanding of the business. We help them, I believe, a lot in pursuing the strategies, and not only in the advocacy, which of course is probably what you expect the external counsel to do mostly, but in deciding together the strategies. And I believe nowadays we are very much aligned in this respect. So I don't see a huge difference, at least among sophisticated practitioners, as we all are in this room. Thank you, Michelangelo. I think it was very important to hear you, because on the panel here, apart from myself, the panelists, in fact, are not practitioners, so it's very useful to hear from you. But Stefano, you also wanted to give your view. You're an in-house counsel. No, I just wanted to add one very minor comment, because we had this discussion together and I found it very interesting. So not only we both agreed, or we all agreed, actually, on the fact that the more sophisticated you become, the more you want to retain control prior, during, and after the litigation. But we also came up with something which I found quite interesting, which we both said the real objective of a litigation is to reach a settlement agreement. So we use it as a tool in order to achieve a different result than the award or the decision in case you go to court. And Stefano, you are a user at DuPont, so we should understand that you're giving your comments from a user's perspective. I think Isabel wanted to come back, but then I'd like to go back to the floor again. But Isabel, if you want to. Yes, very good questions. Yes, okay. What strikes me, listening to you, is that there is a bit of mismatch between the notion of conflict and the notion of litigation. And for a user, it's not absolutely not the same thing. A conflict is really at the beginning of the things, and now users virtually never use mediation or litigation or arbitration or conciliation or whatever. They use everything at the same time. Or not at the same time, but I mean for the same conflict and at different times at different points in time. Definitely, I don't see how we could say that parties are not or must not be in charge of their conflict. Because they are the only ones to be in a position to get the proper information, the accurate information and the necessary information, in order to be able to make the proper analysis of their problem, conflict, and therefore the way to resolve it, in consideration of all their interests. And then, of course, in doing that, again, to another a little confusion that we all felt, that for doing that, at least according to my experience, the internal counsels and the general counsel especially is totally in charge of that inside the company. Nobody else is in charge. Of course, the general counsel make reports to the general CEO or whatever, but in the end, it just informs
but the decision of the decision of the legal department. So that's a point. And then for each step, of course, they seek for advice. So for me, conflict, it's much wider than the notion of litigation. And in order for that litigation or arbitration or whatever to work efficiently, generally, we don't go for arbitration for all the conflict, only for one or two points of it. And under that conditions, this solution normally is very efficient, provided it has been, you know, it's monitored really from the outset. Thank you, Isabel. Now, Jeremy, exactly, would you please guide me? These are questions coming from the audience. Yes. Right. Are these for discussion? Are we trying to? Yes. Should we try to respond to these? I think we should these? Try and take a break in around 5 minutes. I think probably everybody's tired and would like a bit of a bio break or whatever. Okay. So, bio break is wonderful. What I think, 5 minutes and really up to the audience to also jump in. This is also the opportunity for you to have them answer your questions. So, either mics or through this, however you, but you've got some questions here already that people seem interested in. Okay, so if we go to the first question, how can we convince lawyers to use mediation? No, efficiency is key. Oh, sorry, efficiency is key. Well, what about timing? It's part of it. Okay. Okay, Josephine, you wanted to comment on that? Okay. I think you have to be clear what you mean by timing. Are you talking about the time it takes to resolve the conflict? Are you talking about when you should begin mediation or some other process? I think you have to be clear what it is. If you're talking about the first one, which is it important to the party how long it takes? Then I said absolutely. If you are a company and you have 40,000 employees and 15,000 vendors, and if you belong in a jurisdiction or the conflict takes you a year, 2 years, 5 years, 10 years to resolve, you're basically taking up bandwidth. It is inefficient. It is bad for business. So timing is key as well. And I think the issue of timing is captured inside that first question. I don't know if that under efficiency as well. How about the second one? Okay. Is there anyone? C'è qualcuno di voi tra il tavolo? Scusate, qui stiamo andando in due lingue. Che alza la mano, è interessato a intervenire su questo? Eccoci. Sì, grazie. Michele, ti porto io un microfono. Guarda. Dovrebbe funzionare. Sì. Grazie, buongiorno a tutti. Michele Strammello, avvocato in Firenze. Allora, prima di avventurarmi sulla questione. Vicino, più vicino. Prima di avventurarmi sulla questione specifica, non mi avventuro nella cultura della mediazione in Italia, ho avuto occasione ieri di parlare con qualcuno che oggi partecipa qui, quindi già questo sarebbe un argomento, ma volevo, ovviamente faccio riferimento a quella che è al nostro ordinamento, alle norme che regolano il nostro processo e tutto quanto. Allora, intanto è preliminare sapere, ma le parti sono consapevoli di voler fare una mediazione o no? Perché il primo punto è la mediazione può essere vissuta anche, ora a proposito dei tempi, come un modo per poter allungare i tempi, almeno all'interno del processo italiano. Ma dunque le parti, prima di richiederla e di fare, devono essere sicuri e devono essere ben consci del fatto di voler mediare. Sono coscienti le parti di voler trovare una mediazione, di volerci arrivare, anche perché poi la struttura, perlomeno faccio riferimento sempre alle norme che regolano il nostro ordinamento, sono esattamente quelle che la mediazione viene vista come, stamattina sentivo parlare di mediazione e conciliazione, che è la stessa cosa. Sì, in effetti in Italia viene ritenuta mediazione e conciliazione sia la stessa cosa, e dunque mediare o conciliare, che differenza c'è? Mediare cosa? Vuol dire spogliarsi completamente del processo, e l'avvocato come entra? Allora, la cosa migliore sarebbe che il mediatore fosse assolutamente non condizionato, non conoscesse i fatti di causa, si mettesse a sedere come un uomo qualunque, scusate ora la banalità dell'argomento, e come un uomo qualunque sedersi e sentire le parti, e dunque forse soltanto
senza avere conoscenza dei fatti di causa, spogliato dei fatti di causa, senza essere condizionato nemmeno dalla sua preparazione, perché è fuori di dubbio che un avvocato che si mette a sedere, che fa il mediatore, involontariamente, inconsciamente viene attratto da quelle che sono le sue conoscenze, le sue norme, cerchi in un modo o nell'altro. Quindi il mediatore deve essere un uomo assolutamente libero e svincolato e non condizionato. Ma prima la domanda è: le parti sono interessate alla mediazione? Perché prima di tutto è che la parte deve essere pronta a mediare, altrimenti non si arriva a nulla. Grazie, scusa. Sì, grazie Michele, ci riporti tu il microfono. Mi sembra un'interessante domanda che riguarda in parte la questione della neutralità dell'avvocato mediatore e in parte anche la preparazione che dovrebbe essere il ruolo dell'avvocato nel preparare la parte, nello spiegare alla parte. C'è qualcuno sul panel? And you would like to comment? Okay, sorry, I've got two microphones here. To answer to this question, because it was a question in the end, I think that we must not forget that every company, I think, whatever its size may be, before going into any kind of litigation, negotiate. Parties always go to negotiation. And mediation is only, in a way, an assisted negotiation. So for me, even if I take the case of France, it was not so easy to, and it's not a work done, it's a work in progress, to introduce the use of mediation. It's just because parties are not educated for that. And parties, I mean not only companies, but lawyers as well. For me, it's only a question of being aware of that, being educated of that, knowing how it works, and knowing what it implies. Because it implies a lot of commitment on the part of companies, and we have to say that, and perhaps contrary to negotiation to which parties very, very much used to, it's, if I may say so, it's a kind, perhaps, sometimes of relief for a company to go to a form of litigation because in a way, things are in the hands of somebody else. I mean, they have shaped the thing, they decide, they take the big decision, but as to the way it's conducted and in the end decided eventually, it's in the hands of somebody else. In some companies, it may be a sort of relief, and you know, because the issue of responsibility inside the companies is very huge. So for me, it's just a question of education, because normally when there is a mediation taking place, if we want this mediation to keep its full meaning, parties must keep it in charge, not delegate it to a lawyer, because if not, you know, contrary to a litigation or an arbitration, in a mediation, you can put every point of your conflict on the table, legal or not legal, and very often not legal. So only the parties have all the necessary information and know how to manage it. So there is a key issue of information, knowledge, and again, responsibility inside the company. That said, I'm very confident that to speak about my country, that mediation will be more and more in the mœurs, in the mores, in the use. Thank you. Okay, thank you. I think we only have time for one further question. Yes? You like Josephine Schuster. That's not a question. That's not a question. That's out of question. Okay, and I'd like to go to the question in Italian, because it's a statement here. Riguardo le parti, concerning the parties involved in the commercial controversy, we should distinguish what the parties expect, the suppliers of the service expect in the country. This has been written in Italian, so I would assume that the sense here is that we're all speaking in English, and that someone on the floor is feeling that there's a common law. This is common law, and civil law is far away. Is there any comment on that? Yes.
rispondo in italiano visto che la domanda è in italiano. Come mi permetto, diciamo, come qualificata come civil lawyer, common lawyer, quindi in Italia e negli Stati Uniti, di dire che non sono d'accordo. Secondo me le risposte che abbiamo dato in un contesto business, quindi viste dall'ottica di chi è legale interno di una società, della cui società deve gestire gli interessi commerciali, finanziari, di compliance e così via, in realtà quello che ci siamo detti vale comunque, che si sia un regime di common law o un regime di civil law. E ci siamo dette alla fine, diciamo, volendo, probabilmente facendo un summary, che gli avvocati interni si aspettano un certo livello di collaborazione e che credo anche, insomma, in Italia ci sia un miglioramento, consentitemi il termine, dei dipartimenti legali interni, cioè diventano sempre più sofisticati, che è stato il trend visto anche all'estero, e quindi con questo aumento della, diciamo, della qualità, anche mi aspetto un aumento del desiderio del compenso, del desiderio di intervenire, di partecipare ai conflitti, che vadano in contenzioso o meno. Come diceva Isabel, molti dei conflitti non diventano contenziosi per ragioni proprio di, per ritornare alla prima domanda, che è quella delle relationships, cioè le società devono rimanere, nella maggior parte dei casi vogliono rimanere sul mercato e continuare a mantenere i rapporti commerciali che avevano prima o indipendentemente dal contenzioso. Quindi in quest'ottica molti dei conflitti vanno in mediation o sono risolti in una forma di negoziazione, diciamo pre-dispute resolution, proprio perché c'è un interesse alle relazioni. Quelli che poi diventano mediazione o arbitrato o procedimento ordinario, che sia common law che sia civil law, abbiamo detto, noi intendiamo mantenere, diciamo, un rapporto di dialogo con l'avvocato esterno, con i consulenti esterni, però non vedo come questo sia diverso nel common law né civil law, secondo me. Poi magari, insomma, mi piacerebbe capire. Però io penso che quello che abbiamo detto finora dal punto di vista dell'in-house counsel si applichi in ogni caso. Grazie Giorgia. Allora purtroppo credo che dobbiamo chiudere per dare spazio alla sessione successiva. Ho suggerito di lasciarci con questo schema delle parole dove rimane la più votata, questa è dell'efficienza, però accanto leggo altri termini sui quali forse una riflessione andrebbe fatta, che è la consapevolezza, la collaborazione, la neutralità, la partecipazione, la tranquillità. Qualcuno però ha messo win, quindi c'è ancora il senso della vittoria, che è diverso da quella, è una vittoria, bisogna capire che tipo di vittoria, potrebbe essere un win-win, sì, la preparazione. Ecco, io direi che con queste parole sullo schermo, mio malgrado, dovremmo chiudere questa parte qui. Quindi grazie alla vostra partecipazione e grazie ai membri del panel. So thank you very much to you, Carlo, and to all our panelists. We are